Presenza del Presidente del Consiglio Comunale di Aci Castello, l'ingegnere Nando Cacciola. Oggi si è svolta la conferenza stampa in occasione del bicentenario per annunciare, le attività che si svolgeranno domenica 18. Ingegnere. Beh, intanto buongiorno a tutti. Oggi è stata una conferenza stampa per comunicare l'evento di chiusura del bicentenario del Comune di Aci Castello presso la chiesa San Mauro Abate. Alle 19:30 ci sarà un'orchestra di talenti, di piccoli talenti, ma che comunque hanno la loro esperienza proprio per sancire la chiusura di questo evento per noi importantissimo. Abbiamo aperto le attività il 27 agosto con la partecipazione dell'Associazione Nazionale Internazionale Nascira di Virginia Barrett, che ci ha collaborato ed è stato un momento particolarmente bello ed interessante. Sono stati proposti dei costumi d'epoca importantissimi, peraltro hanno avuto anche un riverbero, una risonanza a livello internazionale, sono stati presentati alla mostra di Venezia, alla mostra di Venezia, del cinema di Venezia. Quale prospettiva si è voluta raggiungere con queste attività? Beh, principalmente abbiamo lavorato sia dal punto di vista storico e sia dal punto di vista comunitario, cioè noi abbiamo voluto in qualche modo rivederci su ciò che siamo stati e quello che siamo come comunità e abbiamo lavorato soprattutto per riproporre alla nuova generazione ciò che questo territorio è stato e che vuole essere. Una prospettiva, cioè significa dare alle nuove generazioni una prospettiva di identità, quindi anche una percezione di identità che è basata sostanzialmente sui valori storici. Abbiamo avuto sempre il grande onore di avere vicino, soprattutto nel comitato tecnico dei festeggiamenti, degli autori locali, quale il professore Enrico Blanco, quale il professore Platania, anche la professoressa Cecchina Gravagna, che hanno in qualche modo aiutato nel capire, nel riscoprire le nostre radici, di rileggere il nostro passato storico, che è servito un po' a tutti per capire un po' che un piccolo borgo nato nell'ombra del castello Normanno sia diventato piano piano una comunità orgogliosa, consapevole e ha avuto sbocco di vera comunità. E cosa abbiamo scoperto come comitato e come amministrazione comunale? Quello di aver attenzionato, valutato attentamente la parte storica e ci ha condotto quindi a rappresentare il vero senso civico di una democratica comunità. Questo è il nostro obiettivo che ci siamo prefissi come amministrazione comunale. Pertanto l'evento in sé, oltre a essere un evento di festeggiamento e di celebrazione, è anche un progetto che noi vogliamo trasferire a queste nuove generazioni affinché possano vivere un momento particolarmente diverso da quello che noi abbiamo vissuto e che continuiamo a vivere. Vogliamo dare sostanzialmente un nuovo futuro alle nostre giovani, ai nostri giovani cittadini. Complimenti, Presidente, Grazie. grazie.